La danza è qualcosa di potente, quindi ascoltare i propri corpi, ascoltarli in movimento, quindi vedere altre persone che si muovono insieme a te è qualcosa di bellissimo. Quindi, anche ieri questa Wolfram Park abbiamo sperimentato questa danza insieme in contesti belli di bellezza e quindi in luoghi d'arte è molto bello trovarsi per essere ispirati dal bello. Questa educazione al bello il nostro corpo gli piace, quindi quando si sente contornato di luoghi di bellezza riesce a muoversi con più leggerezza, più libertà e quindi riesce a sprigionare quelle cose che forse anche la nostra colonna vertebrale, che è confrontata con una persona che nasce in Africa, nasce in India, è di molto diversa, rimane subito rigida perché non la alleniamo, non la facciamo muovere come vorremmo. E quindi dagli movimento, dagli sinuosità, gustare i movimenti che facciamo prendendone proprio il movimento e assaporare e gustarselo quel movimento, quindi stare su quel movimento e starci anche per dire mezz'ora, un'ora, perché quando uno alle volte c'è qualcosa che dice non mi riesce bene, col respiro piano piano si sciolgono i nostri muscoli, perché l'effetto piacevole deve essere quello che il muscolo si deve rilassare e deve provare piacere, quindi questa è la danza per me ed è quello in cui provatela, perché ognuno di noi può danzare come meglio crede in luoghi belli e in solito all'aperto è la cosa che più ci aggrada e ha più effetto e veramente non pensare ma balla come il messaggio. Quello che mi fa star bene, quello che mi fa pensare meno a questa mia condizione e sicuramente viaggiare, quindi ho imparato a viaggiare molto, viaggio molto di più adesso e non prima e poi soprattutto fare queste pratiche, quindi di danza, anche di teatro, quindi anche mettere proprio il proprio corpo, farlo parlare e cantare, sono tutte cose che appunto sono pratiche che si fanno da ragazzini, no? Poi si perde un po' l'abitudine, uno dice sono stonato oppure non hanno più voglia di ballare perché appunto diventa poco maschile, però sono quelle cose che adesso è un ritornare a scoprire il nostro corpo sta vivendo delle situazioni di rigidità, sta vivendo delle situazioni di contrazioni e quindi per cercare di farlo sciogliere e soprattutto pensando che molte cose vanno a regredire, perché appunto c'è appunto il discorso che le molecole di dopamina diminuiscono, quelle di serotonina vanno a farsi anche loro benedire e quindi tutta una riduzione di queste molecole del piacere e bisogna contrastarle con cose piacevoli, quindi le cose piacevoli sono quelle di stare all'aria aperta, far danza e riscoprire anche la propria voce. E la voce fa risuonare il nostro corpo e ci dà delle emozioni, quindi è una cosa che poi bisogna anche importante sviluppare, è il fatto di controllare le emozioni, ma controllarle in maniera, farle fluire. E l'aspetto psicologico in questa nostra situazione è fondamentale, quindi molte volte se non si è un equilibrio, quindi anche se l'equilibrio è impermanente di natura, quindi non si riesce a fermare al centro, però se si cerca di stare un attimino un po' più con se stessi e questo ascoltare la propria voce e questo essere anche eventualmente chiedere aiuto, perché non bisogna aver paura di chiedere aiuto e chiedere aiuto anche a persone che ci vogliono ascoltare e parlare fa bene, perché non sono parole al vento ma sono parole che possono essere, se raccontate in maniera così sincera e le persone che ci ascoltano sanno ascoltarci, perché anche una malattia si può curare anche con il silenzio e con l'ascolto e questo è quello che mi fa star bene in questa situazione particolare.